Ok, benvenuti ragazzi, io sono Gesius e oggi si riprende con Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. L'ultima volta ci eravamo lasciati qua, al capitolo 3, lo squarcio. E io lo faccio ripartire. La mattina dopo. Sveglia! È mattina! Ah, buongiorno Gesius. Vuoi salvare l'avventura? Salve, continua. Perfetto, salvataggio completato. Ok. E tre! Ogni sorriso va condiviso! Ok, Pokémon! È ora di lavorare! Scusate, c'ho l'audio altissimo. Ora! Ok! Riuscirò a liberarmi dal grinfio di Chatot? Decisamente no! Oh, sembra gironzolare con lo sguardo perso voi due! Beh, venite con me! E veniamo con lui! Oh mio Dio, suonava peggio di quanto volessi farla suonare! L'ultima volta abbiamo fatto una missione, l'abbiamo scelta dalla bacheca dall'altra parte. Esatto. Oggi sceglieremo una delle missioni affisse su questa bacheca. Che differenza c'è? Guardate meglio. Oh, guarda qui, Alchisius. Qui ci sono affisse le immagini di tanti Pokémon diversi. Wow, sembrano tutti molto interessanti. Sono esploratori famosi o qualcosa del genere? Chi sono questi Pokémon, Chatot? Questi Pokémon sono dei ricercati. Sono tutti dei tipi loschi e sono ricercati perché hanno commesso dei crimini. Oh no! Sono ricercati? Proprio così. C'è una taglia sulla testa di ognuno di loro. In altre parole, se ne catturerete uno, se ne catturate uno, avete diritto a una ricompensa. Oggigiorno ci sono così tanti Pokémon aggressivi in giro che sta diventando difficile tenerli a bada. Aspetti un attimo, vuoi che catturiamo dei veri criminali? Non puoi dire sul serio, è impossibile! Non preoccupatevi. Ci sono tanti tipi diversi di ricercato. Alcuni di loro sono davvero pericolosi, cattivi fino al midollo. Ma ce ne sono altri che sono solamente ladruncoli da strapazzo. Ce n'è per tutti i gusti. Quindi sono sicuro che troveremo una missione che non richieda la cattura di un Pokémon pericolosissimo. Date un'occhiata a questi annunci, poi scegliete un Pokémon che vi sembra abbastanza innocuo. Quindi alcuni non sono molto forti. Però sono dei fuorilegge, vero? Tipi del genere mi fanno paura. Fa parte del vostro addestramento. Andrà tutto bene, ne sono certo. È necessario che abbiate l'equipaggiamento adatto per affrontare anche avversari tosti. Dirò a qualcuno di mostrarvi i negozi in città. Ehi, Bidoff! Bidoff? Già. Mi hai chiamato? Ah, Bidoff! Queste sono due reclute che si sono appena unite alla Gilda. Portala a fare un giro in città. Sì, signore, oh, po', ce la farò. Già. Questo è Bidoff, è uno degli altri apprendisti. Voglio che facciate attenzione a quanto vi dice Bidoff e che seguite i suoi ordini. Potete andare. Oi boss, sono stracontento! Come mai? Sono felice che ci siano dei principianti, più principianti di me! Sono così emozionato! Sto per piangere dalla gioia! Prima che voi entraste nella gilda, io ero l'ultimo arrivato! Beh, sarà meglio che vi mostri un po' in giro, venite con me! Prima le cose più importanti. Qui c'è Krogan. Ma a dire la verità non ho idea di cosa faccia! È sempre meglio d'armeggiare con quel pentolone lì dietro. È un mistero. Già, mi piace tantissimo. Da quella parte c'è la mensa. E se guardate da quella parte, vedete le stanze degli altri esploratori. Per di là si va alla stanza del capitano. Adesso vi porterò a vedere i posti fuori dalla gilda. Ah, non sono spento. Non sono accesi di notte i bracieri. Cioè di giorno in braccio, mamma mia, cosa ho detto? Mi hai detto che al pozzo puoi salvare i progressi della tua avventura. Di solito devi andare nella tua stanza e usare alla gilda, usare il letto. Già. Ma pare che tu possa salvare la partita anche qui. Ui, boh, è davvero comodo se vuoi salvare spesso i progressi della tua avventura. Non c'era questa cosa negli esploratori del tempo e dell'oscurità? No. Già. Qui ci troviamo nella piazza della città. Questa città si chiama Borgo Tesoro. Anche io posso parlarti di Borgo Tesoro. Quella è la banca di Duskull. Possiamo depositarci i soldi. E laggiù c'è la combiteca Electivire. Lì si possono combinare le mosse e fare altre cose, ma sembra che oggi Electivire non ci sia. Quello è il Clan Market. Lì si possono comprare e vendere gli strumenti. E lì c'è il deposito Kangashan.
gli strumenti conservati lì non spariscono mai. Prima di partire per un dungeon è meglio depositare lì gli strumenti preziosi, per non rischiare di perderli. Questi sono posti fondamentali per le scuole di esplorazione. Mi sembra che non ci sia altro. Sai proprio un sacco di cose, sì signore, mi fa piacere saperlo. Ok, venite da me quando avete finito. Vi darò una mano a scegliere un ricercato adatto al vostro livello. Grazie, Bidoff, sei stato molto gentile. Oibo, mi fai emozionare. Vi aspetterò al piano inferiore della Gilda 1. Va bene, andiamo. Vorrei vedere quegli strumenti sono in vendita. Andiamo al Keklon Market. Prima di tornare indietro, una visita al Keklon Market è d'obbligo. Ok, ma visto che siamo da Duskull, direi di depositare i soldi. Siamo 326, depositiamoli. Questa somma riposi qui. Perché lo dicono? Ok, direi di depositare anche quello strumento importante o che non mi serve. Tipo con il allora tipo baccarancida non lo userò mai. Ah, mettiamolo anche in ordine. Velo difesa più che azzurro non li ho mai usati. Calcio, ferro e proteina, pure questi possiamo metterli giù. Quindi questi sono gli strumenti che hai scelto, va bene? Sì, ecco fatto, puoi contare su di me, zuccherino. C'è qualcos'altro che posso fare per te, Stella? No, grazie tesoro, tu non fammi visita. E che agasciare così. Ok, ti do benvenuto ai magazzini Keklon. Compra, non ho soldi, quindi vediamo cosa hanno in vendita. Gomma gialla, gomma rossa, le vita al seme, se dormite fino a... Sì, le vita al seme magari ci possiamo pensare, ma non ho abbastanza soldi, quindi niente. Desideri qualcos'altro? No, grazie, torna pure quando vuoi. Signori Keklon! Ah, piccoli Meriel e Azuril! Benvenuti, miei piccoli amici! Buongiorno, vorrei comprare una mela. Oh, sicuro? Meriel e Azuril comprano una mela al Keklon Market. Grazie, signori Keklon! No, grazie a voi, miei giovani amici, siete eccezionali! Sapete, quei simpatici cuccioli sono fratelli. Poco tempo fa la loro povera madre si è ammalata. Quei poveri giovincelli vengono a fare la spesa per lei. È davvero ammirevole. Anche se sono molto giovani, si sono rimboccati le maniche e si danno un grande affare. Signori Keklon! Oh, come mai tanta fretta? Che è successo? C'era una mela in più! Non l'abbiamo pagata! Oh sì, quello, miei giovani amici, è un regalo da parte mia e di mio fratello. Potete dividervela e gustarvela. Davvero? Wow, grazie, signor Keklon e signor Keklon. Signor... è un tempo cosa? Oh, non c'è di che, amici miei. State attenti tornando a casa. Ops! Ma che gentile che sono. Scusi per il disturbo, grazie tante. Alghisus restituisce la mela ad Azuril, ma poi improvvisamente... cos'è stato? Un capogiro o sono... Molto interessante. Aiuto! Molto interessante. Cos'è stato? Sono sicuro di aver sentito qualcuno che chiedeva aiuto proprio adesso. Sei stato tu? C'è qualcosa che non va? Ehi, Azuril! Cosa c'è? Andiamo a casa! Sì, arrivo, aspettami! Tutto bene? Sì! Abbiamo finito di fare la spesa. Adesso dobbiamo tornare a cercare una cosa che abbiamo perso. Andiamo! Andiamo! Ah, che simpatici quei due! C'è qualcosa che non va, Jesus? Ho sentito qualcuno chiedere aiuto poco fa. No! Non ho sentito niente del genere. Ehi, fratelli Keklon! Avete sentito qualcosa di strano un attimo fa? No, niente di strano. Neanch'io. Visto? Neanche i fratelli Keklon hanno sentito niente. Sarà stata la tua immaginazione, Anghisius. No, sono sicuro di non essermi immaginato. L'ho sentito, ne sono certo. L'urlo che ho sentito... è impossibile sbagliarsi. Era l'urlo di Azuril. Stai sognando a occhi aperti? Muoviamoci, Anghisius. Ok, grazie per avermi detto del pazzo, Riolu. Cioè, Cigo. Ehi, cosa succede? Yay! Grazie! Non c'è di che. Cosa succede? Oh, salve! Qualche tempo fa abbiamo perso uno strumento che ci stava molto a cuore. L'abbiamo cercato dappertutto, ma non l'abbiamo mai ancora trovato. Poi è arrivato il signor Drowsy.
ci ha detto che potrebbe averlo visto da qualche parte. Si è confidato di aiutarci a cercarlo. Siamo così contenti. Fantastico, un'ottima notizia per voi. Grazie, signor Drowsy. Non c'è di che. Dovrei proprio essere senza cuore per non aiutare dei ragazzi come voi. Non posso far finta di niente. Forza, partiamo, andiamo a cercare lo strumento. Sì! Sì! Ops, scusa. Cosa? Quel Drowsy è davvero un Pokémon gentile. Da ammirare. Con tutti i Pokémon cattivi che ci sono in giro, è difficile fare buone azioni. Sta succedendo di nuovo. Un altro capogiro. Se non fai quello che ti chiedo, te ne pentirai. Ah, aiuto! Ok, adesso ha molto più senso la visione, il grido che ho sentito prima. Ma perché? Cos'è stato? Spero che quei ragazzi riescano a trovare presto il loro strumento. Eh? Cosa c'è, Gisius? Perché quella faccia scura? Eh? Vuoi dirmi qualcosa? Cosa? Hai avuto un capogiro? Hai visto Drowsy minacciare Azuril? Quindi vuoi subito andare a salvare Azuril? È un'emergenza? In effetti quella che descrivi sembra un'emergenza, ma... Non è che non mi fidi, Gisius, ma... Mi sembra davvero impossibile. Voglio dire, Drowsy sembrava gentile, no? Mentre si allontanava poco fa... Sembrava che si stessero divertendo, no? Sarà la stanchezza, Gisius. Deve essere per questo che hai avuto un brutto sogno a occhi aperti. Sarà così? Un sogno a occhi aperti? Ma a pensarci, quel Drowsy non sembrava un Pokémon cattivo. In ogni caso siamo delle semplici reclute. Non possiamo prendere l'iniziativa. Certo, potrebbe rivelarsi una cosa seria, ma... Per il momento dobbiamo pensare a lavorare per la Gilda. Forza, finiamo i preparativi e poi andiamo da Bidoff. Bidoff ha detto che ci avrebbe aspettato al piano inferiore della Gilda 1. Andiamo, Alchisis. Ok, possiamo tornare da Bidoff. Non penso che possiamo fare più qualcosa per Azuril in questo momento, anche se fosse veramente in pericolo. Cosa che non è detto. Ciao, Bidoff. Eh? Tutto pronto? Sì. Sì, signore, direi che potete partire. Forza, scegliamo un ricercato che vada bene per voi. Bene, avete una bella scelta. Guardate quanti tipi loschi. Vediamo un po' quale scegliamo. Che ne dite se scelgo io in qualità di mentore? Non sceglierne uno che fa troppa paura. Sì, signore, va bene. Vediamo. Ambaraba. Allontanatevi, aggiornamento lista. Allontanatevi, aggiornamento lista. Cosa sta succedendo? Oh, stanno aggiornando i dati. Li stanno... aggiornando? Hai visto? Il pannello si è capovolto! Cosa sta succedendo? La bacheca dei ricercati e quella delle missioni sono fisse a dei pannelli rovesciabili. Quando il pannello è capovolto, un Pokémon chiamato Dugtrio sostituisce le nuove missioni, le missioni vecchie con quelle nuove. Dugtrio? Aggiornare i dati è compito di Dugtrio. Si sposta attraverso dei tunnel. Poi capovolge il pannello e aggiorna i dati. Non tutti sanno di questa sua attività, ma è un compito molto, molto importante. Eh sì, è per questo che Dugtrio va così fiero di ciò che fa. Oh, davvero? Aggiornamento completato, state lontani. Aggiornamento completato, state lontani. Oh, sembra che abbia finito. Ci credo, state lontani, se no ti prendi una carta, una bacchettata in faccia. Sì, signore, i dati sono stati aggiornati. La lista dei ricercati è stata aggiornata, quindi scegliamone uno. What? Eh? Cosa ti turba? Perché hai iniziato a tremare di punto in bianco? Non fa freddo qui. Guarda qui, Alchisius. In alto, a sinistra. Quello è Drowsy! È un ricercato! Dobbiamo andare! Azuril sarà nei guai! Adesso cosa c'è? Dove staranno andando? Oh, ehi! Ecco Meryl! Meryl, cosa succede? Dove sono Azuril e Drowsy? Si tratta proprio di loro! Siamo partiti insieme per andare a cercare il nostro strumento! Io sono rimasto da solo quando il signor Drowsy è andato da qualche parte con Azuril! Li ho chiamati più volte, ma non sono tornati! Mi sono spaventato! Da che parte sono andati? Da quella parte! Cavolo! Nel prossimo episodio di Pokémon Mystery Dungeon, Esploratori del Cielo... Oh mio Dio!
Mi ha ucciso! Ti rivelerò un piccolo segreto. È stato tutto un trucco. Ti ho ingannato. I miei occhi mi ingannano. Quello è... Sì, è così. Oh oh! Finalmente l'ho trovato. Un ingranaggio del tempo. Ma... è solo il primo.